Con noi, mister Rosario Salerno, tecnico della Vigor. Insomma, mister, oggi abbiamo sbattuto un tabù, un'altra vittoria, 3-0. Insomma, anche un po' rambolesca, con un rigore sbagliato anche dalla squadra avversaria, un rigore che a noi il problema è parso nettissimo, che ha sbloccato la partita. Comunque, un 3-0 che non ha nulla da ridire a nessuno, insomma, mister. No, io penso che il risultato sia meritato. Sapevamo che avevamo una squadra difficile da affrontare. Lorenzo sta facendo un grande lavoro con la Marrone, una squadra organizzata sia tecnicamente che taticamente. Oggi ho trovato una Vigor un po' arrabbiata su questo aspetto per i risultati di domenica. Quindi avevo detto ai miei ragazzi di non sbagliare niente, di essere perfetti. Anche lo sbaglio oggi dovevo andare a correggerlo. E sono stati bravi ad attuare questa situazione, quindi sono felice di quelli che hanno fatto i ragazzi. Oggi, come ho detto prima, eravamo arrabbiati per il risultato di domenica, che si poteva portare a casa i 3 punti, però obiettivamente oggi c'è stata una squadra forte, concreta, non ha mollato una palla, l'atteggiamento è di questo valore, di questa squadra. I ragazzi devono credere ancora di più di quelli che stanno facendo. Secondo me possono migliorare ancora perché non abbiamo fatto niente. Sappiamo che a Soriano non ci sono partite facili, come c'è stato a Catona. Ieri Catona ha perso una partita, secondo il mio punto di vista, non meritata, perché se faceva il rigore magari pareggiava la partita. Quindi sappiamo che Soriano è una squadra già, come abbiamo visto in Coppa Italia, penso che c'era Giuseppe Saladino, oggi è subentrato Parentela, però sappiamo che noi andiamo a trovare una squadra agguerrita, una squadra che ha bisogno di punti e noi altrettanto, quindi è un campo ostico, non ci sono partite facili come si vede in questo campionato. L'Isola oggi ha rispecchiato il risultato del contro la Reggio Meteorana, la squadra candidata a vincere, quindi è un campionato difficile, non ci sono partite facili, quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare. Con noi anche Franco Gigliotti, vice allenatore della Vigor Lamezia, per Interforze Città di Maira e Domenica Gol. Allora, Franco, una gran partita della Vigor che oggi ha sfatato quel mito, insomma, che questa pareggite che sembrava ormai perseguitarvi, 3 gol in una partita, quest'anno non è mai riuscito. È cambiato qualcosa? Non è cambiato niente perché noi la grinta e la determinazione ce la mettiamo sempre. Sono solo piccoli episodi che ci fanno perdere qualche punto, un po' per il ragazzino under che ancora deve maturare, un po' diciamo ci ha condizionato la terna perché alcuni episodi potevamo magari raggiungere l'obiettivo prima e meglio, però diciamo la squadra non è cambiata niente. Adesso ci ha messo oggi un po' di grinta, la palla è entrata finalmente, pure su 2-0 abbiamo avuto la terza marcatura che ha preso il palo Giovanni Foderaro, magari altri tempi entrava, invece è uscita ancora, quindi abbiamo sofferto un pochettino. Come vedi poi su 2-0 abbiamo sofferto, poi il rigore è stato bravo il portiere, quindi a metterci la pezza, ogni tanto ci gira a favore, quindi quando ci gira a favore vinciamo, però alla fine noi partite non abbiamo mai subito niente.